Per lasciare la bocca aperta dobbiamo riuscire ad avere una preparazione che io ho sempre chiamato divina, cioè una preparazione che gli altri comuni mortali non riescono ad avere. E questo si può fare con il palazzo. Cioè voi potete memorizzare delle cose che il professore non riesce a ricordare all'esame. Tra l'altro ci sta Dominic O'Brien, che è 8 volte campione mondiale di memoria, che è anche un mio maestro, che lui è stato bandito da tutti i casinò della Francia e dell'Inghilterra perché quando giocava a blackjack memorizzava tutte le carte e quindi sapeva quella che usciva dopo. E lui si è fatti milioni con il palazzo della memoria. E noi a casa dei come degli stronzi a studiare, cioè questo si faceva meglio. Sì, la promessa è questa qua, come memorizzare un esame in 2 giorni e lasciare il professore a bocca aperta. In realtà 2 giorni, cioè è un po' troppo, un giorno basta, il diritto commerciale l'ho memorizzato in un giorno, non ci credono, però si può fare. Andiamo a vedere il treno della memoria, abbiamo detto, qui andiamo a vedere quello che dovete fare prima del palazzo, quello che dovete fare durante il palazzo e quello che dovete fare dopo. Anche questo l'ho imparato ai campionati di memoria, l'alimentazione è molto importante, perché ci sono dei cibi che ti offuscano i palazzi, cioè dopo che hai mangiato quei cibi non puoi palazzare proprio. La polvere bianca annebbia i palazzi. I campioni di memoria spostano la polvere bianca a cena. Ma che ti hanno insegnato a sto corso? A usare la polvere bianca. Ha detto solo a cena la polvere bianca, ma apposta allora. Sarebbe la farina bianca e lo zucchero. Era per farvelo ricordare, è come un'immagine. Perché credevo che... A pranzo è molto importante che mangiate verdure, riso, proteine. Lo so che non la farete mai questa dieta. Io lo so che vi piace il cornetto a colazione. Questa me la fate almeno 5 giorni prima dell'esame, che sono i giorni di memorizzazione, massimo. I campioni di memoria, tutti quanti a pranzo, verdura, riso e proteine. Colazione, in ordine, dovete mangiare questo. Spremuto centrifugato, per prima cosa, che depura, ok? E sono tutte liquide sostanze nutritive che vengono assorbite a stomaco vuoto. Macedonia, subito dopo, perché la frutta sono carboidrati che danno energia, sono zuccheri positivi. E poi uno spuntino salato tipo uova. Il caffè la mattina lo potete prendere, senza zucchero però, nemmeno lo zucchero di canna. Vi fa dei picchi... zucchero di canna sempre me, però vi fa dei picchi glicemici che vi dà una botta subito dopo un quarto d'ora a terra e poi arriva quella fame nervosa a pranzo e dovuta alla colazione dolce. La potete fare quando vi pare. Tanto, preparate gli esami in 7 giorni, 7 giorni, uno sforzo, fate sto sforzo una settimana e poi va bene. Info palazzabili, queste qua servono per trasformare il libro in qualcosa che puoi palazzare. Allora, preparate info palazzabili, che vuol dire che il palazzo non lo dovete usare direttamente dal libro, c'è un processo dal libro allo schema a cascata, dallo schema a cascata alla mappa, dalla mappa al palazzo. Sappiate che uscite da qua non dovete andare ad utilizzare il palazzo sull'esame, però se volete memorizzare l'esame in 2 giorni dovete prima...